Con L'assalto al treno, prototipo di western diretto nel 1903 da Edwin Porter per conto di Edison, il cinema americano abbandona ogni cautela sperimentale e diventa spettacolo popolare per eccellenza. Ispirandosi probabilmente a una pellicola inglese distribuita in America proprio da Edison, il film racconta in una ventina di sequenze l'assalto di quattro banditi a un convoglio ferroviario, l'uccisione di un portavalori, la rapina subita dai passeggeri, la fuga dei malviventi e lo scontro a fuoco conclusivo con un gruppo di cowboys. A trasformare il film di Porter in un colossale trionfo di cassetta provvedono all'inizio del 1905 due impresari teatrali di Pittsburgh, Pennsylvania. Affittato un locale in un quartiere popolare, i due vi proiettano il film ininterrottamente dalle 8 del mattino a mezzanotte al prezzo di un nickel, 5 centesimi, a spettacolo. Inizia così la trionfale stagione dei Nickelodeons, i circuiti di sale cinematografiche a buon mercato destinate allo svago delle classi meno abbienti. Tra i primi a investire nel settore ci sono William Fox, Carl Laemmle e Adolf Zukor, nomi che ritroveremo di lì a qualche anno tra i fondatori di Hollywood. Grazie a loro, gli Stati Uniti avrebbero potuto contare all'inizio degli anni 10 su una straordinaria rete di 10.000 sale fisse, tre volte l'intera Europa. Trionfale accoglienza riservata dal pubblico a The Great Train Robbery consegna alla storia del cinema il nome di un pioniere, Edwin Porter, entrato alla Edison all'inizio del secolo come tecnico e subito promosso operatore e regista di comiche e farse.